Beh, ragazzi, buonasera, benvenuti in questa mia nuova live. Oggi siamo ritornati come nostra consuetudine con la serie di Assassin's Creed. Datemi qualche secondo che metto una musica per poter accompagnare la nostra live. Perfetto, non c'era musica migliore per poter iniziare questa nostra live. Allora, signori, siamo arrivati al terzo e ultimo capitolo della nostra saga di Assassin's Creed, esattamente la Ezio Collection. Oggi inizieremo, scusate, io l'inglese, come ho sempre detto, ci faccio a cazzotti. Assassin's Creed Revelations, spero che l'abbia detto giusto. Ragazzi, che cosa devo dirvi? Questo frutto dell'Eden tanto combattuto tra templari e assassini. Questo manufatto di rara bellezza e di incredibile potere che per anni, per capitoli, per generazioni si sono combattuti uomini fino alla follia, fino all'omicidio, fino a spargere sangue di innocenti, se è il caso. Oggi, ragazzi, incominceremo, magari non rompendo questa che mi è costato 30 euro, quindi smetterei pure di gingillarci. Allora, ragazzi, io direi di iniziare con il terzo e ultimo capitolo della nostra saga. Abbiamo accompagnato Ezio Auditore fin dalla sua giovane età con Assassin's Creed 2, per poi passare alla fase di uomo adulto in Assassin's Creed Brotherhood. Adesso ci accingiamo ad accompagnare Ezio al suo ultimo viaggio, esattamente Revelation, nel terzo e ultimo capitolo, dove il nostro protagonista ormai, ahimè, è arrivato a un'età molto adulta. Accompagneremo il nostro eroe verso il suo ultimo viaggio. Avremo questo compito di portare a termine le sue ultime battaglie. Ebbene, ragazzi, con il frutto dell'Eden in mano, direi di iniziare la nostra ultima avventura insieme ad Ezio Auditore. Lasciatemi posare la mela prima che qualche templare la possa vedere. Allora, ragazzi, io vorrei perdere un pochettino di tempo per vedere se almeno questa sera entra qualcuno. Sinceramente, non mi si inculano manco le supposte, quindi vorrei un pochettino aspettare. Allora, il problema è che cosa faccio? No, no, ragazzi, mi secca. Datemi solamente qualche secondo. Adesso era un pochettino storto. Sì. Cioè, più dritta la Torre di Pisa. Comunque, la musica momentaneamente ci lascia. Direi, ragazzi, di passare al gioco senza perdere altro tempo. Datemi solamente qualche secondo per arrivare a attivare, per attivare il remote della PlayStation 4. Perfetto, schiocco di dita. Ragazzi, eccoci qua. Siamo dentro alla console. No, non in senso che ci siamo proprio entrati, anche perché non c'entrerei, sono un pochino grasso. Allora, direi di iniziare questa nostra terza avventura. Abbiamo iniziato le nostre live con Assassin's Creed 2, non l'abbiamo completato, però chi se ne frega, non era mio compito, non era mio desiderio platinarlo, e sinceramente so di non avesse, di non essere, so di non avere le caratteristiche per poter essere un platinatore di giochi. Allora, abbiamo iniziato con Assassin's Creed 2, siamo passati poi all'età adulta del nostro protagonista di Ezio Auditore, siamo passati a Brotherhood, capitolo che abbiamo finito 2-3 sere fa. Oggi finalmente passeremo a Revelation. Penso di sì, ragazzi, inglese io faccio schifo. Ragazzi, direi di non perdere altro tempo e di procedere con la storia. Via! Ecco.
Se l'è presa con calma, ma... Se l'è presa con calma, ma alla fine è partito. Ispirati a eventi, personaggi storici, quest'opera è finzione è stata ideata, bla bla bla. Insomma, è tutto falso, non c'è niente di vero. Allora, che cosa abbiamo qua tra le prime voci? A parte la musica che ci accompagna nelle nostre live, il countdown. Vediamo che c'è nell'archivio perduto. Che cosa essere? Sì, sì, ritorna, sì, accetta, ritorna al menu principale. Non so che stavo facendo, ma ritornerei al menu principale. Ok ragazzi, direi di non perdere altro tempo, direi che è arrivato il momento di iniziare la nostra terza e ultima avventura insieme ad Ezio. Non perdetevi le prossime live, perché appena finiremo Assassin's Creed Revelation passeremo al terzo capitolo, esattamente quello ambientato in America. Se non vi dispiace, io abbasserei un pochettino il volume perché non mi sento. Sto andando alla sorda, proprio sordo, proprio totale. Alla sorda però, eh? Italiano perfetto. Allora ragazzi, ribadisco. Modalità storia. Iniziamo questa nostra avventura. Come lo devo chiamare? Possiamo lasciarlo così qualche giorno, forse una settimana. Chiamali, di loro che stiamo arrivando. Appena possibile. Desmond Miles. La tua vita è cambiata parecchio nel giro di poco tempo. Due mesi fa preparavi drink per banchieri e celebrità. E guardati adesso. Sei un assassino. Uno di noi. Uno dei buoni. Che bello, eh? Uomini e non mi frega più, l'avevo visto che si era mutato il microfono. Non come quei templari. Autocrati freddi e calcolatori, ossessionati dall'ordine. Facciamo del nostro meglio per fermarli. Del nostro meglio. Ah, ma tutto questo te lo ricordi, vero? Ti ricordi l'Animus? La macchina che usiamo per rivivere i ricordi dei nostri antenati. Prima sei stato Altair, un assassino nella Terra Santa del XII secolo. Poi sei stato Ezio Auditore, un carismatico italiano con uno spiccato senso della vendetta. Allora, molto spiccato. Che cosa abbiamo noi tre in comune? Esatto, la mela dell'Etna. Strano manufatto lasciato da quella gente, coloro che vennero prima. Sai, il potere della mela l'hai provato di persona. Ecco, eravamo arrivati qua. Divertente, vero Desmond? Ma le cose cambieranno. La mente si sta frammentando, sta cadendo a pezzi, e se non trovi il modo di svegliarti, potresti perderti per sempre. Ok, ho disattivato il sistema di monitoraggio dell'Animus per liberare un po' di memoria, ma anche così è rischioso. Desmond se la caverà. La partizione ha funzionato, l'Animus è stabile e i suoi segnali sono buoni. Ok. Ma è stato costruito per ricreare ricordi, non per simulare interi processi cognitivi. L'Animus farà la sua parte e Desmond farà il resto. Non lo so, siamo in coma, che succede?
Dove siamo qua? Ehi là! Sembrerebbe un, non lo so, un posto strano, psichedelico. Quel pilastro sta volando in aria. Vabbè, perfetto, direi. Mi hai appena superato. 16. Oh, non ti hanno detto il mio nome. Porca. Questo sarebbe il soggetto 16. Hai subito un bello shock là fuori. Rebecca, tirami fuori da qui. Non possono aiutarti, Des. Sei un uomo distrutto. La tua mente è... a pezzi. A pezzi? Mi sento bene? Come stavo lì? Ehi! Questo e guardami ora. Parliamo. Ah, scusate, di tanto in tanto mi sistemo la luce. Vieni con me. Che posto è questo? Niente male, eh? È inquietante. Nel programma sperimentale niente ricordi, qui solo fisica di base, simulazioni climatiche. Ciao mondo. Là fuori hanno avuto un buon senso di attaccarti qui. Ha salvato la vita. Salvata da cosa? Adesso potresti essere in un ospedale a sbavare e a morsicarti la lingua. Per ora l'Animus ti mantiene intatto, evitando di creare un grosso casino con tutti i tuoi antenati. Ma se non trovi un giunto sincronico, tutte quelle personalità si fonderanno fra loro. E non sarebbe salutare. Un giunto sincronico? Ci sto arrivando, aspetta. A quanto pare il soggetto 16 ci sta aiutando. Quella è la tua via d'uscita. Mi prendi per il culo. Ecco il problema. Probabile. Il tuo cervello è andato, in testa troppi fantasmi, troppe voci. Allora come se ne esce? Ti fai strada a ritroso nei dati conservati. Trovi dei ricordi incompleti e li apri a forza. Finisci ciò che hai iniziato. Finché il tuo non ha più niente da mostrarti. Questo è un giunto sincronico. E una volta fatto, l'animo è in grado di separare Desmond da Ezio e Altair e farti tornare a casa, dentro tuo corpo. Come fai a saperlo? Perché è successo a me. Ma il mio corpo è cibo per vermi. Così sono bloccato qui. Ah, un avvertimento. Ho capito. Quando passi di lì, tutto cambia. Niente risulta normale. Ma il controllo ce l'hai sempre tu e sta a te trovare la via d'uscita. Bene. Se ti sbrighi, puoi fare in tempo per gli esegui di Lucy. Cosa fanno? Oh, non lo sapevi. Lucy. Posso? Mi dispiace. Non ero io. Non ero io. Era la ragazza che abbiamo pugnalato. Cenone. Sarei impossessata di me. Ma costretto. Che sto facendo? Che cosa ho fatto? Avresti ucciso più di una persona, quindi non credo che per una ragazza ci sia tutto questo trauma. Comunque, allora ragazzi, la nostra avventura sta iniziando ufficialmente. Passato quel portale, la nostra storia avrà inizio. Sean, che cosa succede? Fammici parlare. Aspetta, ti metto in viva voce. Sean, sono William, è tutto sotto controllo. Ah, ma c'ha anche a te. Per Dio, cerca di avere un po' di classe. Va bene, ora calmati. Oh, questa poi. Lucy è morta e vuoi che mi comporti come se nulla fosse, vero? E come sta Desmond? Fa un pisolino. Ora basta, Sean. E se fosse un Templare, Bill? Se fosse stato programmato? È già successo, sai? No, non Desmond. Giusto. Ce lo diresti. Sean. Il nostro amico sta pensando male di noi. Ok. Andiamo avanti. Avete visto che ho fatto bene a non entrare subito? È bravo l'amico nostro. Ah.
ancora. Claudia, mia cara sorella. Sono ad Acri ormai da una settimana. In buona salute, ma preparato al peggio. Gli uomini e le donne che mi hanno nutrito e ospitato qui mi hanno altresì avvertito che la strada per Masyaf è infestata da mercenari e banditi originari di altre terre. Non oso immaginare che cosa possa voler dire. Quando lasciai Roma 10 mesi fa, avevo un unico scopo: scoprire ciò che era sfuggito a nostro padre. In una lettera scritta l'anno prima che io nascessi, egli accennava una biblioteca nascosta sotto il castello di Masyaf, un santuario colmo d'una saggezza inestimabile. Che cosa vi troverò una volta giunto? Chi mi accoglierà? Un manipolo di zelanti templari come te? La freccia. Simile di un vento freddo e solitario. La freccia ci fa capire che ci sono i templari. Circa 300 non credo anni, che sia un benvenuto. Non ospita più gli assassini. Possiamo ancora rivendicarne il possesso. Siamo benvenuti fra le sue mura. Ne ho abbastanza di questa lotta, Claudia. Non perché sia stanco, ma perché la nostra battaglia sembra andare in una sola direzione: verso il caos. Oggi ho più domande che risposte. Per questo mi sono spinto tanto lontano, per fare chiarezza, per trovare la saggezza lasciata dal grande Altair, in modo da comprendere meglio lo scopo della nostra lotta e il mio ruolo in essa. Non ce la passiamo bene, a quanto vedo. Se dovesse accadermi qualcosa, Claudia, se le mie abilità dovessero tradirmi o le mie ambizioni traviarmi, non cercare giustizia o vendetta, ma insisti nella ricerca della verità perché tutti possano beneficiarne. La mia storia non è diversa da quella di tanti altri e il mondo non soffrirà se dovesse finire anzitempo. Ed eccolo qua, ragazzi. Ezio Auditore da grande. Direi un 45-40 anni massimo. 40 anni, 45 massimo. E beh, a quanto pare non oggi. Un secondo che abbasso un altro pochettino la musica. Altair Ibn la, vabbè, ci vuole un torcilingua per dirlo bene. Altair, va bene così. Se c'è un uomo che ha tragellato gli assassini nella modernità, va bene, iniziamo bene. Se c'è un uomo che ha traghettato gli assassini della modernità, questo è Altair. Nato in Terra Santa nel 1165 da genitori praticamente sconosciuti, è entrato nell'ordine senza nemmeno scegliere. Tuttavia Altair si dimostrò un allievo devoto e un grande combattente fin dall'adolescenza. No, raga, devo dire tutto sto papello, sto coso, no? E stanno parlando di noi, siamo noi idioti. Allora, mettiamo opzioni, mettiamo... Vabbè, i dialoghi li aumento, mentre la musica li diminuisco, dai. Uccidete quel bastardo! E sta parlando sempre di noi! Iniziamo bene. Maledetta tempesta!
fino a qua ci siamo arrivati. Beh, almeno uno funziona. E l'altro invece no. Va bene, direi che siamo scappati dalla morte. Che cosa abbiamo? La spada. Ok, amico. Ok, amici. Direi che non ce la stiamo cavando male. Pigliatelo tutto. Raga, visto che siamo agli inizi, direi di iniziare a rubacchiare. Altair, non te la piglierà male, ma preferisco rubacchiare un pochettino. Ho appena iniziato e non vedevo l'ora di rubacchiare. Normale, l'avrete già capito che quello è Altair. Bravo, che inverno freddo. Riesco persino a sentire il freddo, non lo so, del ghiaccio. Non mi sento più io, quindi non mi sento più. Assassino. Ciao bello. Allora, e anche questo se n'è andato, dai. Vediamo che cosa mi può dare di bello. Altair, un secondo. Ma di mortacci tua. Ho detto son morto. Dove vai di bello? Peccato per l'aquilotto, si vede che non è laziale, Ezio. Buono, state buono. Vabbè, lo sapevo io. Buonanotte, bello. Questa l'abbiamo azzeccata, buono. Allora, stavi mangiando da mela ed eri qua. Adesso direi che non ti servirà più la mela, anzi, tu non sei mai stato qua. Addio, bello. Però inizi a prendere la spada, non si sa mai, ne troviamo altri. Allora, bello, fammi vedere che cosa sai fare. Quello col martello mi spaventa. Non molto. Mister.
E dai, buffone. Questo sì che ha fatto veramente impressione. Che schifo. Va bene, dai. Uno, due. Andiamo agli altri due. Vediamo che cosa abbiamo preso di bello. Mi dispiace, amico, ma non te ne fare niente del tuo oro. Chi ha preso olio che puzza? Buono. Vabbè, andiamo da Altair o quello che sia. Vediamo se questa la posso... No. Abbiate pietà, vi prego. Sono un lavoratore, ho famiglia. Che genere di lavoro fai? Scavo per lo più. Ci ho messo un anno a trovare questa camera e negli ultimi 3 mesi ho provato a oltrepassare questa porta. Non hai fatto molti progressi. Non l'ho neanche scalfita. Questa pietra è più dura dell'acciaio. Non ce la farai. Questa porta protegge oggetti più preziosi di tutto l'oro del mondo. Ah, intendete dire gemme? No. Ci sono delle serrature qui. Dove sono le chiavi? Quei templari ne hanno trovata una sotto il palazzo del sultano ottomano. E immagino che il libercolo dirà loro dove sono le altre. Libercolo? Una sorta di diario. Quel maledetto capitano se lo porta dietro dovunque. Torna a casa. Trova lavoro da gente onesta. Oh, mi piacerebbe andarmene, ma quegli uomini mi ucciderebbero se ci provassi. Prendi gli attrezzi. Allora, un misterioso diario a condotte templari a Masiaf. Penso di averlo detto giusto. Trova il capitano dei templari e recupera il diario. Andiamo, dai! Non so qual era la missione, non fare nessun perimento. Forse voleva dire non morire, non lo so, vediamo. Allora, io prima di uscire vorrei vedere qui dentro che cosa c'è. Andiamo giù. L'assassino non deve mettere le mani su quel libro. Una volta raggiunto Leandros, usciremo dal villaggio con lui. Guardategli le spalle e assicuratevi che nessuno lo segua. Dirò solo una cosa: quel diario sarà nostro. Vediamo se riesco a evitare lo scontro. Qualcosa mi dice che la risposta è no. Dai, meno uno. E
Mi volevi fregare, eh? Chi è il prossimo? Dai, ciccio bello, ci sei solo te. Che cos'è questa cosa del sangue d'agnello? La prossima volta leggerò meglio. Direi di ammazzarne almeno uno dietro le spalle. Ma anche così va bene. Chi è il primo? Dai! Allora, bello, o voli da qua o te ne vai. Ah, quello sì che ha fatto male. Dai, siamo democratici. Oddio. Allora, che devo fare? Ah, ecco. Anche qua bisogna avere occhio. Eccolo là il nostro bersaglio. Certo, non sarà bello che ci facciamo vedere col paracadute. Ok, non ci dobbiamo fare vedere. Però scusate, io non sento niente. Mettiamo la tuta di Altair, la tuta, mettiamo il vestito di Altair. Io devo abbassare un pochettino il volume. Allora, inventario. No, non era inventario, scusate, opzioni. Musica, abbassiamo a 2. No, Houston qualcosa non va. Allora, non è musica.
Ecco, l'abbiamo trovato. Ah, Deus gracias. Va bene, seguiamo questi gentil signori verso la loro destinazione. Magari non ci facciamo vedere. Capisco. Ah, in tutto questo, se abbiamo lasciato Roma, adesso dove siamo? Scusate. Ecco, mettiamo un po' il monitor verso di noi. Tagliati di mezzo! Nessuno se ne va finché l'assassino non è morto! È chiaro? Perdonate, capitano, ma sembra che ci abbia trovati. Vai! Vai! Ok, per il momento sono facili. Questo direi che farà molto male. È dietro di noi! Là! Lo vedete? Che stai facendo? Non credo che questo faccia bene a noi. Diavolo. Crepa, bastardo! È solo un cazzo. Vai! Oh, figlio di... Ezio. Questa l'ho sentita. Pure io l'ho sentita. Corri, me schiaccia. No, ho subito di peggio. Prendi questo. Tagliati. E dai. Sono cavoli amari. Più vicino! Cogliti! Aspettate! Va all'inferno! Ci ha appena detto che ci vuole bene. Ancora tu! Quanto pare. Mio!
ragazzi, me do uno. Non ci è andata bene col capitano, eh. No, niente affatto. Però abbiamo adesso il carro al massimo, se non lo distruggiamo noi. Crepa, bastardo! Prima te, bello. Aspetta, come faccio a danneggiare il suo carro se non lo posso toccare? Vorrà un po' di pazienza, non lo possiamo toccare duramente il carro del capitano. C'è da vedere come fare, come fare. Raga, non va affatto bene, non va affatto bene. Non va affatto bene, siamo solo agli inizi. Momentaneamente bloccate qua. Crepa, bastardo! Madre, fai volaretti proprio, eh. Prendi questo! Crepa, bastardo! Fermatelo!
Quello cos'è? Bomba a mano. Mazza, già esistono le bombe a mano, ci divertiremo, eh. Istante. Ci siamo capiti? Nessuno passi. Leandros, là. Guarda dietro. Bene, buco. Bene. Guarda chi esce da questo buco per crepare. Dicono tutte cose. È un passo dalla morte, su, finitelo. Portatemi la sua testa o gettatevi da soli in questa gola. Allora, uccidi almeno 5 guardie da un mucchio di fieno. Si può fare, si può fare. Forza, colpite! Eh? Non fare l'omaccione. Ciao, bello! Allora, questi nel fieno non li potevo ammazzare, però, puntini puntini, visto che mi avete fatto male, mi dovete dare da campare. Datemi le cure, datemi tutto quello che avete, datemi oro, argento, tutto quello che avete. Olio di puzzola, buono, buono, buono assai. No cura, non avere cura io. Non va affatto bene. Ma sicuro che non ne ho cure. Buono, niente, non abbiamo cure, raga. Siamo con uno sputo di vita veramente. Allora, qua non ce ne sono mucchi di fieno, quindi possiamo andare per il dritto. Oh, bello mio, dimmi che almeno te ce l'hai una cura. Olio di puzzola, olio di puzzola. Ma cura è qua, zero. Niente, nada, nisna. Buono, siamo da Banderas, al Mulino Bianco. Era qua ci sarà pure il rosito. Allora, ammazziamolo. Ti prego, dimmi che tu c'hai una cura. Allora, 5 da dentro la paglia. Ma io qua non ne vedo paglia. Raga, non siamo messi affatto bene. Abbiamo bisogno di cure, abbiamo uno sputo di vita. Mm-hmm.
Dai che forse qua c'è il primo. E dai, guarda qui dentro. Ti voglio bene, ti voglio bene. Ti voglio bene. C'è qualcosa di letale. Balla con me. Morirai oggi, cane. Questo purtroppo lo dobbiamo ammazzare. Nel classico dei modi. Dai, vieni, vieni, vienici, vienici. Non ti spetta, oh. Nulla. Oh, non è importante. Sono sicuro di averlo sentito. Almeno uno lo devo ammazzare da dentro la paglia. Qui non c'è nulla, meglio tornare indietro. Sì, al lavoro. Oh, comunque nessuno che mi dà una cura. Tacci vostri, oh. Da dove provi? Degli abiti insomma. Dai, vieni, vieni, vieni. Questo sarebbe un... Grazie, zio, grazie. Ora, se non sbaglio, me ne mancano uno, due, tre... Non lo so, due, penso due. Dai, seguimi, ti prego. Quale motivo? Vieni. Dovrebbero essere 5. Completato, dai. 5 su 5. Grazie ragazzi, vi voglio bene. La vostra vita è servita a qualcosa. Vediamo se posso usare tipo la pistola. Andiamo, bello. Mi serve una cura. E tu da dove cavolo vieni?
però mi serve una cura. Fuggite, salvatevi! Dannazione, correte, correte! Non avete vergogna? Sparite no. Subito! Ah, signor, certo che lei ha proprio... non lo so, un animo gentile. Andiamo avanti. Ok, ho capito che la X significa che sta salvando il gioco. Noi non siamo messi bene. Lei che cos'ha che sta zoppicando? So io che sono stato colpito. Vabbè, ciao. Possibile che tu sia tanto letale quanto ti dipingono le leggende? A quanto pare. O io sono a capo di una manica di ubriachi armati di fronde. Anche questo è pure vero. Da questa parte, Ezio. Adesso non c'è via di fuga. Né per me, né tantomeno per te. Uccidetelo, fatelo a pezzi. Ah, dite sempre così e poi mi lasciate vivo. Eccolo, prendetelo. Andiamo, dai. Ogni volta dite così e mi lasciate vivo. È la storia, deve andare avanti. Una cura, mi serve... la medicina, troppo... Aspetta... La medicina. Troppo fortuna. Questo placa il dolore. E questo placherà le mie tasche. Anfame, che fa? Volevi spararmi? Dannazione, ma dov'è finito? A me piace spaventare gli stranieri. Magari oggi ci capita uno di quegli inglesi stravaganti. L'ho legato all'inferriata della torre ed è stato molto divertente. Io vuoi sparare? Io mi difendo. Ah, vai a fancino, te e tutto il fucile. Anzi, fratello, dimmi se hai qualcosa utile per me, dai. Il fuciletto non ti preoccupare, non ti servirà più, ma molto. Fuciletto a te servirà ormai a poco. Tu grosso fucile, ma piccolo pistolino. Ok ragazzi, primo salto della fede. Tacci tu e di chi non te lo dice pure. Anzi, mo il pistolino sai dove te lo devi infilare. Non per essere volgare, in tasca. Veramente il peggio lo stai facendo tu sacrificando i tuoi uomini. Comunque, chi sono io per parlare? Che cosa ci vuole per ucciderti? Perché non muori? Buonanotte, Bell. Ma non sei stanco di blaterare? Vecchio Segugio morde ancora. E anche bene, direi. Il libro che porti con te, dove lo tieni? Ah, il diario di Polo.
Non ti servirà a niente. Non più. Abbiamo già trovato una delle chiavi di Masyaf e ci avviciniamo alle altre. Ciò che sta in quella biblioteca non è per voi. Non è per i Templari. Puoi tenerti i libri di Altair, Ezio. Noi cerchiamo solo consiglio. Vogliamo solo indicazioni per la posizione del Grande Tempio. Il Grande Tempio? Dimmi di più, ora! È morto. Requiescati in pace, bastardo. Ah, però... si è fatto anziano e molto suscettibile. Ragazzi, primo trofeo guadagnato. Un piatto da servire freddo. Un piatto da servire freddo. La vendetta. Questa mela è davvero notevole. Senti il materiale. Duro come l'acciaio, ma leggerissimo. Vuoi davvero giocare con quel coso? Certo, assolutamente sì. È molto tempo che aspetto di mettere le mani su uno di questi. Ok, mi stai facendo innervosire, Bill. Tranquilla. Non credo di avere i geni giusti per maneggiarla a dovere. Ah, ma Desmond? Credi che ce li abbia? Ok. Ma che è successo? Stavi curiosando. Magari al di fuori della partizione, Desmond. Così, dopo che l'animo sta trovato, t'ha rispedito qui. Segue solo gli ordini. Come un programma di verifica. Cerca di mantenere intatto il tuo cervello, che ti piaccia o meno. E tu che ci fai qui esattamente? Gioco. Imparo. Aspetto. In effetti, aspetto molto. Distraggo l'animus come meglio posso. Per te e le tue esplorazioni. Altrimenti potrebbe darti la caccia come un piccolo virus e eliminarti. Beh, il mio angelo custode. Quello non esiste. Sì, io... concordo. Grazie. Allora, livello... punto di... che cos'era? Aspettate, lo vedo dall'altro monitor. Punto di controllo raggiunto. Sean, sono io. Che cosa succede? Siete all'aeroporto? Sì, affittiamo un jet. Stai arrivando? Sì, sì. Sarò lì tra poco. Vediamo che cosa riusciamo a trovare qua. L'hanno già sepolta. L'ho saputo. In un piccolo cimitero fuori Roma. Bel posto. Dio, è andato tutto a puttane così in fretta. Desmond è ancora incosciente. Sì, c'è parecchia attività cerebrale, ma con la chiusura del sistema di monitoraggio non possiamo registrare niente. D'accordo. Tienimi aggiornato, ok? Ci vediamo presto. Meno male, pensavo di aver fatto una cretinaggine. E a quanto pare non possiamo ancora entrare là. Ci siamo fatti un giro dell'isola misteriosa, di questo isolotto surreale, con questi pilastri in aria. Vediamo se ci fa rientrare qua. Cara sorella, Masyaf è occupata da una banda di Templari. Il loro obiettivo è chiaro. Vogliono i segreti rinchiusi nella biblioteca di Altair. Segreti che ritengono li condurranno a qualcosa chiamato Grande Tempio. Non so se ciò risponda o meno a verità, ma so che la biblioteca è sigillata. Ne ho veduto le porte. Tuttavia, nessuno può entrare senza le 5 chiavi che Niccolò Polo portò a Costantinopoli quasi 300 anni fa. Devo trovare quelle chiavi, Claudia.
I Templari ne hanno già scoperta una. E non so quanto sarà difficile trovare le altre. Solo il tempo, l'abilità e la fortuna potranno dirlo. Dove siamo qua? Vediamo. Sequenza 2. Costantinopoli, maggio 1511. Veduta magnifica. È un lavoro in corso d'opera. Nessuna città d'Europa può vantare un profilo simile. Ebbene, per essere precisi, quella è l'Europa. Quella è l'Asia. Ah, ci sono confini che neanche gli ottomani possono spostare. Assai pochi. Il vostro accento è italiano, ma non i vostri abiti. Siete in viaggio da tempo? Sì. Da molto tempo. Ho lasciato Roma 12 mesi fa in cerca di ispirazione. E quella ricerca mi ha condotto qui. Quando ero fanciullo, mio padre mi narrava storie sulla caduta di Costantinopoli. Intendete dire la conquista di Costantinie? Suppongo che la morale di qualunque storia sia dati all'indole del narratore. Sì, ne convengo. Bene. Costantini è un crogiuolo di ogni sorta di razze e credi. Studenti come me o viaggiatori come voi. Vediamo quale sarà la nostra prossima missione. Ho tanto di quel lavoro da fare, ma è bello essere a casa. Lavoro? Quando avevo la vostra età, i miei interessi erano... per lo più... Quello che sta vedendo ora... Incredibile. Sono sorpreso che abbiate combinato qualcosa. Anche mia madre. È stato un piacere parlare con voi, Effendi. Spero che qui troverete qualcosa di vostro interesse. Confido di sì. Posso esservi d'aiuto, mia signora? Grazie, buon giovane. Istruito e galante. Siete una sorpresa continua. Assai poche, amico mio. Che Dio vi benedica. Benvenuto, fratello. A meno che la leggenda non menta, tu sei l'uomo che non vedo l'ora di conoscere. Il celebre maestro e mentore Ezio Auditore de la la la. Sì, però perché gesticoli come un pazzo? Faccio fatica a lamentare quel... incomprensibile italiano. Da Firenze, la città in cui sono nato. Ah, sì. Quindi. Ah, vabbè, se ci mette pure Ezio, buonanotte. Secondo le vostre usanze, io sarei Yusuf Tazim da Istanbul. E io non sono sordo. Ti Istanbul. Sento. Un io altro sento. Nome per questa città. Evet, il preferito dai locali. Vieni, mentore da Firenze. Facciamoci un giro. Va bene, vediamo chi è questo tizio. Sì, vabbè, ciao Gore. Io manco a scuola leggevo testi così lunghi. Vabbè, pure questo ti ha divida commedia a sto punto, manco per guardare. Allora ragazzi, questa è Costantinopoli. Benvenuti nella città di Costantinopoli. Questa è Costantinopoli, che bella Costantinopoli. Iniziamo a girare Costantinopoli. Il maestro assassino Yusuf Tazim ti ha accolto a Costantinopoli e vuole farti conoscere la città. Esplorala insieme a lui. Andiamo.
Benvenuto nel distretto di Galata. Grazie. Per molti secoli ha accolto gli orfani provenienti dall'Europa e dall'Asia. Non troverai varietà maggiore in alcuna altra parte della città. Per questo gli assassini ne hanno fatto la loro dimora. Mi piacerebbe vedere dove. Assolutamente. La confraternita è sempre ansiosa di conoscere l'uomo che ha messo a tacere i Borgia. Siamo noi. C'è qualcuno in città che non sa che sono qui? Beh, la tua scaramuccia con i Templari in Terra Santa non è passata inosservata. Ci facciamo sempre notare. Quando mi sono messo in viaggio, la violenza era l'ultimo dei miei pensieri. Cercavo la saggezza, il sapere della biblioteca di Altair. E non hai pensato che era rimasta sigillata per 3 secoli? No, lo immaginavo. Ma non mi sarei mai aspettato che fosse sorvegliata dai Templari. Inquietante, non è vero? 5 anni fa, l'influenza dei Templari qui era minima. Una piccola fazione che sognava di rimettere i bizantini sul trono. Ma sono aumentati giorno dopo giorno. E con l'assenza del sultano Bayezid potrebbero tentare un colpo di mano. Non c'è un erede al trono ottomano? Non solo uno, 2 fratelli in lotta. Succede sempre in queste famiglie reali. Scommetto, uno è buono e uno è cattivo. I principi sguainano la spada. Uno lo dobbiamo aiutare, l'altro lo dobbiamo ammazzare. Mi ci scommetto la testa. Allora, io sono sempre dietro di te, Mustafa, o come ti chiamavi. Fra Templari e Ottomani, immagino avrete parecchio da fare. Ezio, ho a malapena il tempo di lucidare la lana. Sapete già quello che faremo. Non credo. Un maestro all'opera. Quello me lo devo ricordare. Almeno questa è la vostra intelligenza. Ezio, là, un'altra ondata. Fammeli vedere, magari. No, no, guarda. Bisanzia è morta. Quanto te. L'intera città si desta per porgerti il benvenuto. Prima i reggenti e ora i ratti. Però... I soldati ottomani ce l'hanno a morte con quei briganti bizantini. Questo ci dà un po' di tempo. Quanto tempo? Pochissimo. Ti uccidono se solo li guardi storto. Anche se dopo se ne pentono. Commovente. Non è così male in realtà. Per la prima volta da decenni gli assassini possono vantare una forte presenza qui. Non è sempre stato così. Sotto l'imperatore bizantino, gli assassini venivano perseguitati e uccisi sul posto. Siamo gli vicino. Inutile dire che rispetto all'Italia io qua non capisco una ceppa di quello quasi. Che mi dicono. Io l'unica cosa che so dire in arabo, se è vero arabo, perché non lo so, non lo so. Asibi significa un'esclamazione, tipo cazzo, una cosa del genere. Se lo so dire anche bene, ma ho i miei dubbi, quindi non lo dirò più da ora in avanti. Magari ho detto qualche parolaccia araba che potrebbe essere segnalata su Twitch, quindi evitiamo. Ok, fino a qua ci siamo arrivati. Ragazzi, io direi di farci un bel giro per la città. Vediamo se riusciamo a trovare... Sì, la Divina Commedia. Vediamo se riusciamo a trovare qualche punto di sincronizzazione. Ne abbiamo addirittura 2. Uno... No, questa è la missione. Beh, ce ne sono parecchi. Direi di iniziare da questo, dai. Non andiamo molto avanti con la storia. Iniziamo a sbloccare qualche punto di sincronizzazione. Uno è questo, sicuro. Ottimo, abbiamo il potere di poterci saltare e aggrappare.
Ora, io ho un dubbio, ma siamo sicuri che sia questo il punto di sincronizzazione? No. Quindi stavamo salendo su questo coso inutilmente. Allora, andiamo a vedere dove è questo punto di sincronizzazione. No, amici miei, non ne ho dinero. Sono povero, sono appena arrivato. Sento qualcosa. Beh, qua non ci possiamo andare, questo è poco ma sicuro. Allora è qua. Guarda. Io sono ciecato poi. Ezio ce l'hai qua davanti. Ecco, ora l'ha visto. Polvere di datura. E che cos'è? Vabbè, niente, a posto. Poi ce le facciamo le domande. Ok. Piccolo riscaldamento fatto. Andiamo a vedere se riusciamo a prendere quel punto di sincronizzazione. Sblocchiamo un po' di mappa. Eccolo là, quello è il nostro primo punto di sincronizzazione della storia. Però, se pioggi le ore che è nel Brotherhood, eh? Ok, ecco il nostro primo punto di sincronizzazione. Paglia? C'è della paglia, dai. Ora vediamo dov'è l'altro punto e andiamolo a sbloccare. Tutto qui. Wow, molto è sbloccato. Dai, non siamo critici. Non critichiamo tutto. Va bene anche così, dai. È sbloccato questo po' di mappa. Alla madame, balabam, patapunciaccia. E chi è che la parla la loro lingua? Si vede, non sono più in Italia. Ho sentito una parola in italiano. Sto sentendo qualcuno parlare in italiano. I'm so happy. Sono felice. Allora, questo dovrebbe essere... Questo dovrebbe essere un altro punto di sincronizzazione. Ma se non sbaglio da questa torre eravamo scesi. Vabbè, risaliamo, dai. Che cosa volete che sia? Andiamo. Se cadiamo da qua siamo finiti.
Ok, siamo arrivati o ancora dobbiamo fare un... non lo so, 2 chilometri di torre? Io ribadisco, se cadiamo da qui sopra siamo finiti. Proprio possiamo fare finta che all'anagrafe ci hanno scritto a matita. Credo che la paglia lì sia molto utile, va bene lo stesso. Dimmi che qui sotto c'è della paglia, non c'è della paglia. Ah, io prima di scendere vorrei vedere se qui sopra vi è qualcosa che magari ci può servire. Magari una piuma, non si... quel forziere, visto ragazzi? L'importante è sapere che bisogna esplorare. Ma è un forziere o qualcos'altro? Ah, pagina del diario, ottimo. Ora siamo qui sopra, ma grazie al cielo abbiamo i paracaduti per potercene andare. Se non lo apri veramente mi incacchio. Come faceva quella canzone? I believe I can fly. Vabbè, non lo so l'inglese, quindi è inutile che dico parole che non so l'esatto significato, quindi parliamo italiano che è meglio. Dove sono sceso? Vabbè, io sacrifico un altro paracadute, non voglio morire ora. E beh... ah, che mosse ardite. E beh, grazie, però mi sta facendo arrossire, messere. Ah, ecco, ora l'hai preso, eh. Credo che qui ci sia qualcosa che devo pigliare, quindi posso... magari scendo dalla parte del... avete capito? Del cosino di legno. Ora ditemi che qui sotto c'è della paglia. Paglia, 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 paglia. Allora, vediamo se posso sbloccarne altri. Sì, esattamente questo. Comunque non è male Costantinopoli. Sì, non è male.
trovano giustificazioni per simili avventure. Eh sì, madama, io pensavo di dovermi attaccare alla corda e scendere con... insomma, ho fallito, scusate. Non volevo spaventare nessuno. No, pure qua, no. Di sicuro potete separarvi da qualche moneta. Visto, non ci sono più. Ciao, bella. Davvero insolito. Vatti a trovare tuo marito, va. Anzi, vatti a cercare tuo marito. Avete qualche moneta d'argento o di rame? Assolutamente al di là della mia comprensione. Ma signore, io me ne devo scappare. Queste, non lo so, mi vogliono pigliare monete. Dico io, prima si... niente, non lo voglio dire. Mi fanno mettere incinta e poi cercano i soldi dagli altri. Ah, queste donne. Allora, eccolo là. Anche qua ci sono questi tunnel da riparare. Ottimo. Allora, qua c'è l'altro punto di sincronizzazione. Dai, dai. Andiamo, andiamolo a pia. Pagina su 10, ma una pagina su 10 di cosa? Vabbè, poi lo scopriremo andando avanti con la storia. Qua non c'è nulla. Paglia, paglia. Allora, vediamo se ce ne sono altri da sbloccare. No, penso che qui ancora non ci posso andare. Penso. Direi... allora, vediamo. Non penso di avere molti soldi con me. No, solo 1317 monete. Non lo so che cosa c'era a Costantinopoli nel 1500. Mi istruirò appena chiuderò la live. Il mio unico figliolo è ammalato. E sti cazzi. Da mesi. E sti ragazzi. Ti prego, signore, ah, oh, elevate. Sollevate. Madonna, si appicciano di sopra, proprio non si levano più. Si accollano. Buona giornata. Salute. Sono perduta e sto per impazzire. Mi dispiace, non sono un navigatore satellitare, signora, se ne vada. SB. SB. Ma perché? Non importa, non lo voglio sapere. Ah, signore, io qua sono troppo circondato da donne che vogliono soldi, che vogliono campati figli, quindi passo per i tetti. Un uomo così abile. Era arte. Ecco, l'abbiamo preso male. Per i trasgressori saranno sproporzionatamente severe finché la situazione non sarà tornata alla normalità. Il sultano possa egli vivere in eterno
ha annunciato un ulteriore schieramento. Vabbè, già mi è seccato. Ah, questo me lo piglio. Questo me lo piglio. Mantenete la calma. Il vostro sultano è... Se lo dici tu che ha la piena situazione in mano, il pieno controllo della situazione. Vabbè, andiamo avanti, dai. Madonna, manco se dovessi partorire. E chi è? Meno male che non mi sono fatto nulla. Va bene, direi di fare la prima missione a Costantinopoli. Mentore, saluta la tua famiglia allargata. Salute a voi, assassini. È un onore trovare amici tanto fidati così lontano da casa. Vedete, fratelli? Non sembrano tanto felici. Il nostro mentore non lesina smancerie davanti ai suoi adepti. Sta tranquillo, non diventerà un'abitudine. Ezio e io siamo stati assaliti poco fa. Voglio che alcuni di voi vadano a perlustrare la zona. Subito! E tu, Ezio? Le tue armi e la tua armatura sono in pessimo stato. A quanto pare. Prova del denaro e ripara quello che puoi. C'è un fabbro vicino. È un amico. Buona idea. Abbiamo già dei soldi, dai. L'equipaggiamento di Ezio non è in buone condizioni. Esplora il distretto di Galata. Sì, l'ho detto giusto. Per potenziarlo. Ci dovrebbero bastare 1317 monete di Costantinopoli. Insomma, ci dovrebbero bastare. Allora, vediamo che cosa dobbiamo fare. Compra una nuova armatura. E perché no, dai. Spese folli. Se volete del lavoro di qualità a un prezzo contenuto, siete venuti dall'uomo giusto. Abbiate un po' di rispetto per il prossimo. Ma levati dalle scatole. Allora. Tutto qui? Vabbè, siamo agli inizi. Quindi è normale avere un'armatura molto scarsa. Arriverà però l'armatura buona. Non tarderà. Io vorrei provare a vedere se posso uscire da questo distretto. Proviamo, tentare non nuoce, male che vada sono bloccato qua per ore. Ma signor, aspetta, l'ho sentito, infatti eccolo qua. Forse qua ho bisogno di un gancio con la quale poter scendere, quindi al momento non ci servono molto. Va
Vabbè, questo ci darà problemi, sicuro. Lasciare la città per svolgere al meglio il suo compito in seno all'impero. Le voci di una discussione con il sublime Bayezide sono solo quello. Voci che il divano smentisce recisamente. Il divano. Il divano. Vabbè. Speriamo che non entri pure, non lo so, in scena la poltrona. Vabbè, il divano detta legge, buono. Deve esserci una spiegazione valida. Perdonate la mia irrilevanza. Lasciate che mi cancelli. Che noia, ma perché ci sono sempre stelle posinanti? Ah, che bello, sangue d'agnello. Bello, buono. Non credo di potermene andare da qui. Ho un piccolo presentimento. Fatemi dare un'occhiata alla mappa. Forse stiamo andando nella direzione giusta. O forse stiamo andando nella direzione sbagliata. Allora, il punto di sincronizzazione più vicino è questo. Vediamo se ci possiamo avvicinare. No, avevo ragione. Attualmente siamo bloccati qua. Ok. È qua, lo sento, è qua. Ha perduto il senno? Come taxi, almeno che affissi costo meglio della tua. Ah, non vi dispiace, vero? Cosa non farei per averne un po' anche qui? Vabbè, a quanto pare siamo bloccati in questo isolotto. Ok. Al momento siamo bloccati qua. Cos'è questo? Una libreria. Interessante. Ci farebbe una capatina. Covo degli assassini. Vabbè, inutile dire che pure qua abbiamo dei locali da restaurare. Quando avremo la possibilità e la soldibilità, alias i soldi, provvederemo a riparare qualche locanda. Chi è? Ah, signor, chi sta all'insieme mi nasce la campa. Arrivederci. Di allentare le tensioni attualmente molto diffuse. Cittadini! No! Tenete la calma! Quella mi è uscita un po' cattiva, eh? Gli stivali sono troppo appariscenti. Ho qualcosa che si adatta meglio alla vostra figura. Oh, mi ha attirato l'attenzione. Dai, fammi vedere che c'hai. Borse, niente. Ah sì, dai, va bene così. Presto mi arriverà una nuova linea d'abbigliamento. Mi raccomando, tornate. Allora, una biblioteca. Oggi è davvero un giorno, una libreria. Due nuovi scrivi di raro talento e da... Che cosa me ne faccio dei libri? Allora, l'Odissea. Quanto vuole? 171, dai, piglialo. Acculturiamoci.
Grazie. Tornate presto. Ah, non ne vale la pena iniziare a fare a botte coi soldati. Vabbè, direi di fare un'altra missione, dopodiché per oggi direi che può andare bene così, ragazzi. Ancora. Che noia. Qualità eccelsa a prezzi contenuti. Cielo beato. Temevamo che il nostro mentore si fosse perso fra i vizi della grande città. Che m'ero perso, mi accontento dei miei divizi, grazie. Dunque, che cosa hai in mente, Ezio? Dimmi di più dei Templari. Li chiamate Bizantini. Tuttavia l'impero bizantino è stato abbattuto 60 anni fa. Questi uomini sono gli ultimi rimasti legati alla causa dell'ultimo imperatore, Costantino XI. Chi li guidi adesso, però... Non si sa. Capisco. Immagino stia a me scoprirlo. Ezio... Dov'è la tua lama uncinata? Lama uncinata? Non la conosci? La porto da quando sono nato. Mostrami come funziona. E infatti era quello che vi stavo dicendo, il uncino per attaccarci ai cavi. Segui Yusuf per imparare a usare la tua nuova lama uncinata. Seguiamo Yusuf. Ecco, già la stiamo usando. Pensa alla lama uncinata come un'estensione di te stesso, Ezio. Qui, presto. E vabbè, noi abbiamo preso la scala. Aspetta là. Dobbiamo sbrigarci. Credi che non possa farcela? Non ho neanche sudato. Anche noi ce la possiamo fare. Credo. Di qua. Abbiamo raccolto dei frammenti, ma frammenti di cosa non lo so. Ma li abbiamo raccolti. Guarda e impara, Ezio. Lo chiamiamo aggancio e fuga. Corri verso l'avversario e appena lo raggiungi, usa la lama uncinata per superarlo.
Come si fa un aggancio a fuga? Eccellente! Ottimo! Bene. Sì, ma avete rotto le scatole ora, dovete morire. Va bene, rieccoci qua. Vediamo da quanto tempo sono in live. 2 orette quasi. Allora, vediamo un pochettino. Beh, direi di fare l'ultima missione della serata. Buona giornata. La normale lama uncinata ottomana ha 2 parti, vedi? L'uncino e la lama. Quindi puoi usare l'uno o l'altra. Un progetto elegante. Ah, se lo dici tu. Ti va una sfida più impegnativa? Ma chi arriva prima? Sta bene, sono andiamo. Fregato. Ezio ora è il fortunato possessore di una lama uncinata ottomana, ma deve imparare a usarla. Yusuf, esatto, si è offerto volontario per istruirlo. Accetta. Dobbiamo finirlo entro 60 secondi. Una totale mancanza di rispetto per la proprietà. Ti stai divertendo? Esatto, lascia che sia la lama uncinata a lavorare. Meno di un minuto, in un minuto devo finire. Molto bene, cerca di fare del tuo meglio. Benvenuto a Costantinia, Ezio, il crocevia del mondo. Molti uomini hanno governato questa città, ma non l'hanno mai soggiogata. Lei li ha sempre respinti. Sembra un bel posto da chiamare casa. Chissà, vedremo. Lo è. Vediamo chi scende prima. Hai vinto. Dimmi che ho fatto in meno di 60 secondi. Sono colpito, Yusuf. Ai confratelli di Roma piacerebbe molto. Onore al merito, come si dice. Yusuf, vieni, presto. Eh? Un attacco su 2 fronti, Galata e Gran Bazar. Ogni giorno brutte notizie. Hai voglia di tirare un po' di spada? Faccio quello che devo. Andiamo, dai. Yusuf ha saputo che i Templari stanno attaccando 2 diversi covi degli assassini. Seguilo mentre elabora un piano. Andiamo, dai. Le parole non bastano a esprimere la mia meraviglia. E allora stia zitto. Quando è stanco di correre,
Un assassino deve prendere il volo. Guarda. Ottimo. Vabbè, se è frizzato qua. Un esploratore templare. E un altro lì. Sta a vedere. Stiamo a vedere. Interessante. All'assassino! Aiuto! Cosa ci fai quassù? Vabbè, siamo alle prime volte, quindi non siamo tanto bravi. È il momento di separarci. Io mi dirigo al bazar. Tu resta qui. La vedi quella torre? Sì. Il covo di Galata? Evet. Non posso essere in due luoghi allo stesso tempo. Ma con te qui non ne ho bisogno. Buona fortuna. Grazie. Va bene, andiamo in questo covo di Galat, o come si dice. Quell'uomo ha un aspetto... Ecco, adesso sai che cosa devi fare col pistolino. A proposito, va bene, buttiamolo di sotto, dai, siamo cattivi. Niente, il fucile non me lo fanno pigliare, oh. Vabbè, fa niente, dai. Non avevo nemmeno voglia di sparare, quindi. Tu chi essere? Mentore, è un onore. Yusuf è con te? Un attacco in città ha richiesto la sua presenza. Qual è la nostra situazione? Abbiamo respinto l'avanguardia, ma invieranno altre truppe. I vostri uomini sono pronti a un altro scontro? Adesso sì. I Templari si preparano ad attaccare il covo degli assassini di Galat. Guida i tuoi compagni assassini durante la difesa. Va bene, andiamo, dai. Dato siamo abbastanza bravi di dare per dare di spade. Dobbiamo difendere. Allora, colloca un capo spostando il cursore. Proteggete quel punto. Che devo fare? Non mi posso muovere.
Posizionatevi lì! Posizionatevi lì! Ah, spero di stare facendo la cosa giusta. No, non sto facendo la cosa giusta affatto. Non lo so, sto andando bene, sto andando male. R1. Basta, l'ho messa, stop. Ah, ecco, ne devo mettere un'altra. Posizionatevi lì! Vabbè, siamo alle prime armi, quindi... E dai, raga. Mantenete il controllo di quel punto. Posizionatevi lì. Posizionatevi lì. Vediamo se posso riparare il muro. Va bene, muro riparato. Stanno arrivando gli altri.
Proteggete quel punto. Lo sa che non basteranno. Sì, invece, bastavano. Mantenete quel punto. Posizionatevi lì. Posizionatevi lì. Allora, sposta il cursore L1 per sparare contro... Posizionatevi lì. Dovrebbero bastare tutti questi uomini. Posizionatevi lì. Difendete quella zona. Proteggete quel punto. Restate lì. Spero che regga il muro. Posizionatevi lì. Posizionatevi lì. Posizionatevi lì. Beh, a quanto pare... Oh, cacchio, l'ariete. Cacchio, 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 cacchio l'ariete. Non va affatto bene. Ce la dovremmo fare, penso, credo, spero. Ottimo. Da Svidania, belli. Ah, difesa del covo completata. Assassini reclutati 24. Assassini persi 3. Riposate in pace. Colpi di cannone sparati 3. Salute rimasta del covo 15. Morale rimasto 78. Totale 86%. Direi che è andata bene finora.
E va bene, ragazzi. Direi... Passate voce se i Templari si riorganizzano. Sarò con Yusuf al covo del Gran Bazar. Attraversa il Corno d'Oro. Il traghetto è il mezzo più veloce. Vediamo se possiamo andare a riposare. Beh, direi che la nostra prima puntata, la nostra avventura su Assassin's Creed Revelation, come si dice, per oggi può anche arrivare, giungere al termine. Datemi solamente qualche secondo per tornare alla postazione PC. Allora ragazzi, per come ho detto, per oggi può andare bene così. Mettiamo un piccolo sottofondo musicale per poter avvicinarci alla fine della nostra live. Allora, c'è da dire che anche questo capitolo non è niente male. Dovremo ricominciare da zero con armatura basica, armi basiche. Abbiamo però guadagnato una nuova arma, che sarebbe quell'uncino, quella lama uncinata ottomana, che non è niente male. Direi che nei prossimi giorni ci divertiremo a giocare a quest'ultimo capitolo che ci separa dalla fine della nostra avventura. Esattamente alla fine della nostra avventura con Ezio Auditore nel suo gioco, che ci separa dalla fine dalla fine proprio di tutto del gioco The Ezio Collection. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, ragazzi. Direi che domani, se non avrò impegni, sì, domani se non avrò impegni penso di fare un'altra live. Sinceramente ormai siamo quasi arrivati alla fine. Manca solamente il terzo capitolo per dire che la nostra avventura è finita. Vi ripeto nuovamente, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia. Direi che è l'orario e io vado a riposare, quindi stacchiamo la musica. Ragazzi, che cosa dirvi? Ormai lo sapete tutti che cosa sto per dire. Che dirvi se non da Wolf è tutto. Vi ringrazio per aver fatto compagnia al sottoscritto. A una prossima live. Ciao. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey! You made me up, believer! A dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open, it rained down like...
the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like.